Gli occhi si dice che siano lo specchio dell'anima e anche per la BMW X5 2014 le cose stanno esattamente così. Bisogna fissarla dritta nei fari per capire quanto questa macchina sia nuova, perché uno sguardo di sfuggita dato alla fiancata, che conserva proporzioni classiche, potrebbe indurre a pensare che si tratta semplicemente di un restyling. Aria di novità si respira anche all'interno dell'abitacolo, che ha una plancia completamente ridisegnata e dominata da un grosso schermo sul quale si possono tenere sotto controllo infinite funzioni. E anche se le dimensioni esterne restano tutto sommato quelle di sempre, con la carrozzeria che si allunga giusto di un paio di centimetri, all'interno ci sono importanti novità dal punto di vista della versatilità. Il bagagliaio cresce di una trentina di litri e ora ha una capacità di 650 litri in condizioni normali. 650 litri che possono diventare 1870 quando si rinuncia ai posti posteriori. Il rinnovamento della BMW X5 2014 passa anche attraverso infinite possibilità di personalizzazione. A livello di carrozzeria si può per esempio tagliare il look a proprio piacimento scegliendo uno dei tre pacchetti proposti dalla casa: Business, Experience e Luxury. Anche per l'abitacolo si può scegliere tra diverse soluzioni: Base, Experience e Excellence, tutte incrociabili a piacimento con i pacchetti esterni di cui sopra, cui si aggiunge tra l'altro anche quello sportivo M Sport. La fantasia non trova libero sfogo soltanto in materia di rivestimenti o finiture. Si può infatti attingere a piene mani da un listino di accessori sconfinato come tradizione della casa e si può anche scegliere per una volta l'assetto che più si desidera. Da questo punto di vista BMW dà la possibilità di scegliere a livello di opzione un assetto comfort, uno chiamato Dynamic, più votato alla guida sportiva, o uno chiamato Professional, che unisce tutti i gadget elettronici di cui sono capaci quelli di Monaco. Senza forse arrivare a tanto, vale comunque la pena di acquistare il pacchetto Comfort, quello che è di serie sulle versioni Experience e Luxury, che prevede standard il Dynamic Damper Control, ovvero un sistema di sospensioni adattive che possono essere regolate dal pilota in punta di dita attraverso un tasto vicino alla leva del cambio, assieme alla risposta del motore e a quella della trasmissione. In questo modo si può sfruttare al meglio l'innocua forma di sdoppiamento della personalità che caratterizza l'X5, da una parte una macinatrice di chilometri, comoda ancora più di una berlina, e dall'altra una macchina dall'atteggiamento quasi sportiveggiante nel misto, capace di muoversi tra le curve con insospettabile disinvoltura, vista la massa e l'altezza del baricentro. Il motore giusto per esaltare questa versatilità della X5 è il 3 litri turbo diesel della X-Drive 30D, un motore recentemente rivisto dai tecnici tedeschi e che eroga ora una potenza di 258 cavalli con una coppia massima di 560 Nm, il tutto per un consumo di soli 6,2 litri ogni 100 km. A completare la gamma lancio ci sono poi un vuoto benzina sovralimentato destinato a finire sotto il cofano della X5 50i e un altro turbo diesel dotato di ben 3 turbocompressori che finisce invece per equipaggiare la M550D. In questo caso la potenza massima è di ben 381 cavalli con una coppia di 740 Nm e uno scatto da 0 a 100 in 5,3 secondi. La famiglia si andrà però ad allargare nei mesi successivi al lancio, quando arriverà anche la prima X5 a trazione posteriore, ovvero la S-Drive 25D spinta da un piccolo 4 cilindri 2 litri turbo diesel, dotato però di due compressori che garantiscono comunque una bella potenza massima, 218 cavalli con 450 Nm di coppia.
ricca, comoda e piacevole da guidare. L'X5 è dunque una rosa senza spine, almeno finché non si deve pagare il conto, perché i 65.000 euro necessari per una 30 di business, che diventano 73 per una experience o una luxury, sono forse davvero troppi.